Pazienti che sono stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione si presentano autonomamente alla guida del proprio autoveicolo, vengono riconosciuti, quindi abbassano il finestrino e personale munito dei dispositivi di protezione individuale effettua il tampone. Finito il prelievo, il paziente chiude il finestrino e con la macchina ritorna al proprio domicilio. Pochi secondi e il prelievo è fatto, con risparmio di tempo ma soprattutto riducendo al massimo il rischio di contagio. Hanno infatti preso avvio ad Arezzo i tamponi strada. È una tecnica che ci permette di fare nello stesso tempo molti più tamponi, maggiore sicurezza per il paziente, maggiore sicurezza per gli operatori, minore consumo di alcuni dispositivi di protezione, perché i guanti vengono cambiati, ma per esempio visiera e mascherina FFP2 resta. Circa 60 quelli effettuati dal personale sanitario nel piazzale dello stadio Città di Arezzo, come deciso da ASL e Comune. L'ASL che chiama è il Dipartimento di Prevenzione, che effettua il tampone tutte le volte in cui si trova di fronte un contatto di un caso sintomatico. I cittadini chiamati dall'azienda sanitaria dunque devono solamente presentarsi in auto, aprire il finestrino e sottoporsi al tampone, il tutto senza scendere dall'abitacolo. Successivamente viene comunicata ai cittadini la risposta. Siamo fatti a Grosseto, interesseremo tutte le zone dell'azienda, continueremo in funzione del bisogno. Non esiste un numero standard, l'azienda è a pieno regime e faremo i tamponi per i cittadini che saranno valutati per farlo da parte del Dipartimento di Prevenzione.